la prima finale di Europa League. Un saluto a tutti, ufficiale sul canale. È la prima volta che porta l'Europa League. E la finale è proprio per Chelsea e Arsenal. Quindi ripeterà la finale di quest'anno. I dettagli possono essere decisivi in una partita così importante e così delicata. C'è una favorita, Stefano? Andiamo a scoprire insieme se ci saranno tanti gol nel secondo tempo, come è successo nella realtà oppure no. Primi minuti importanti per capire con... Aspiliqueta. Occhio al Pipita. Gran palla di Higuaín. Kovacic. Il collaboratore la rete, ma è fuori gioco. Sì, il gol c'è stato subito come nella finale, ma è stato annullato. Forse possono ripartire dopo il recupero del pallone. Gran palla di Ozil. Ecco Aubameyang. La mette in mezzo con questo pallone. Portiere che evita il gol con un grande intervento. Davvero una parata d'applausi. Non era facile da lì. Si scambiano bene. Torreira! Che pass strepitoso. Entra William per Pedro. Momento Arsenal adesso. Occhio al tiro della bandierina. Palla ancora in gioco. Occhio, cerca la porta. Non ha trovato la porta per una questione di centimetri. Decisivo qui l'intervento del Jorginho. Kanté. Aspiliqueta. Gran palla questa. Attenzione a William. Higuaín. Il gol del Chelsea importantissimo per i Blues. Meraviglioso questo gol. Quale sarà la reazione avversaria? È un triangolo filtrante. Palla già difficile da mettere. E cross al volo praticamente e golasso di testa di Higuaín. Stiamo rivedendo. Guardate che palla filtrante. Sono stati bravi a sorprendere l'area. Cross bellissimo, guardate Higuaín in corsa di testa, bellissimo gol. Impeccabile qui. All'83esimo il Pipita. Uno spettacolo. Cross perfetto per l'attaccante che non si è fatto pregare e l'ha messa dentro. Ottimo l'inserimento e la conclusione, niente da fare per il portiere. Il Chelsea dunque conduce la gara. Cerca il sostegno dei compagni. Rudiger spazza via. Sale la casetta. Aubameyang! Palo! Occhio al tiro. Finale di quarta Europa League al cambio palma. È arrivato il gol del pari proprio negli ultimi minuti. Non l'ho spazzata ed è arrivato il pareggio. Non hanno mai smesso di credere. Partita di grande sofferenza, 9 tiri a 16. Con il primo tempo supplementare ovviamente con lo spettro dei rigori. Sale Drinkwater. Higuaín! La prima subito l'occasione. Dopo praticamente pochissimo tempo. Spettacolare. Drinkwater. Kanté. Pipita Higuaín. Barclay. Occhio al pipì. Occhio al tiro di Higuaín. Ancora un'occasione. In due minuti due occasioni. Ma niente. Ozil. Gran palla di Ozil. Occhio a Mkhitaryan. La rimette in mezzo. Arriva il gol dell'Arsenal. Io ne ho sbagliati tre di gol. Chelsea adesso è costretto a recuperare. Serve adesso un miracolo. Giro. Aspiliqueta. Può girarla. Chiamo in causa Matteo Barzaghi per chiedergli quanto manca alla fine. Matteo. Restano da giocare, Pier, 5 minuti in questo secondo tempo supplementare. Ricevuto, grazie Matteo. Tifosi dei Blues. E buona l'intuizione di Giroud. È il gol. È arrivato il gol, incredibile. Al 118esimo, 2-2. Le due squadre sono di nuovo in parità. Davvero una partita che regala emozioni. Sembrava impossibile recuperarla. Ozil. Dal punto di vista psicologico. Eden Hazard. Mamma mia. Sì. Rigore calciato in maniera davvero impeccabile. No. Non ha lasciato scappo al portiere. Olivier Giroud. Centrale. Super Leno. Sbaglia. E fuori. C'è l'errore. E questo bisogna cancellarlo. Non facciamolo vedere ai bambini delle David Luiz. Freddissimo, sì. La mette dentro.
Eric Mkhitaryan, tante volte con lo United con me. Realizza il calcio di rigore. Willian, brasiliano, segna. Sempre spiazzato il portiere dell'Arsenal. Forza Kepa. Mesut Özil. Parata. Rotto la rincorsa per sbilanciare il portiere. Non è bastato. Grande responsabilità nel suo piede su questo pallone. Da questo rigore fuori. No. Gli dice di no. Tutta la pressione è su di lui. Se sbaglia è finito. Steiner, ex Juve. Parata! Di modi questa UEFA Europa League per loro. Successo arrivato ai calci di rigore, adesso possono liberare la gioia e cominciare la loro festa. Festa per me, i calci di rigore. Le prime luci dell'alba, immagino. Grande parata di Kepa. Splendida parata del portiere che para il calcio di rigore. Ha reso semplice per bravo. Bene ragazzi, queste sono le statistiche di partita. Spero che questa partita di sofferenza atroce per me e spero anche per voi vi sia piaciuta. Lasciate un like se vi è piaciuta questa partita e noi ci vediamo al prossimo video.